Amiche e amici di Rossini TV, siamo a Villa Fastigi di Pesaro, all'interno della struttura riabilitativa Santo Stefano. È una clinica importante, un legame importante con il territorio, soprattutto per le sue finalità. Andiamo a conoscere i suoi protagonisti e vediamo di che cosa si occupa. E siamo qui con il dottor Paolo Lazzari, direttore della clinica Santo Stefano di Villa Fastigi Riabilitazione, a cui chiediamo qualche informazione su questa clinica. Dottore, di che cosa si occupa? Allora, la clinica fa parte del gruppo COS, che ha strutture un po' in tutta Italia, si occupa di sanità, in particolare di riabilitazione con il brand Santo Stefano. Noi siamo nati circa 2 anni fa, nel 2020. Inizialmente abbiamo ricoverato pazienti per il Covid all'inizio della pandemia e poi successivamente nel luglio dello stesso anno abbiamo iniziato a fare quella che è la nostra attività principale, riabilitazione. Nel nostro istituto i pazienti si ricoverano tramite il sistema sanitario nazionale, quindi con l'autorizzazione delle unità di valutazione del distretto oppure anche con modalità private. Ci occupiamo di riabilitazione a 360 gradi, nel senso che il trattamento che facciamo è rivolto a tutte le patologie ortopediche, neurologiche, cardiologiche, respiratorie e in particolare stati vegetativi e gravi cerebrolesioni, per cui abbiamo anche un'importante specificità e siamo anche l'unica degenza riabilitativa della provincia. Dottore, com'è strutturata Santo Stefano Riabilitazione? Noi abbiamo 80 posti letto, che sono 50 per la riabilitazione intensiva extraospedaliera e 30 suddivisi fra posti per stati vegetativi e gravi cerebrolesioni. All'interno della nostra struttura opera un'equipe multidisciplinare costituita da medici con varie specialità, abbiamo fisiatra, neurologo, geriatra, cardiologo, urologo, poi abbiamo lo psicologo, ovviamente fisioterapisti, logopediste, ortottista, e oltre che infermieri OS, amministrativi, e un assistente sociale che oltre ad aiutarmi nel coordinamento per gli ingressi e le dimissioni, informa e aiuta i pazienti nel disbrigo delle varie pratiche amministrative di cui hanno bisogno questi pazienti, come ad esempio per le pensioni o l'amministratore di sostegno, ed inoltre li segue nella fase di dimissione per poter accedere ai servizi sul territorio oppure nella ricerca di residenze alternative, di strutture residenziali alternative. Oltre a questo abbiamo poi anche una componente diagnostica, nel senso siamo dotati internamente di alcune apparecchiature per la diagnostica ecografica, urologica e anche per i disturbi dell'alimentazione, cioè per la disfagia. E per tutto il resto, diagnostica specialistica che non abbiamo, siamo inoltre convenzionati con l'ospedale di Pesaro. Dottore, siamo davanti a una dedica, a una targa in memoria di Cristian Terenzi, a cui è stato dedicato questo reparto. Quanto è importante? Che significato ha questa dedica? Il reparto è stato dedicato a questo ragazzo, che era un ragazzo del quartiere, che era andato in coma in seguito a un incidente ed è stato ricoverato per tanti anni in un'altra nostra struttura, Porto Potenza, Piacena. Tutti questi anni hanno rappresentato per la famiglia un grosso disagio, perché per assistere il loro familiare dovevano fare chilometri e chilometri. Con la creazione di questa struttura, che ha voluto proprio principalmente rispondere alle necessità di tante famiglie che hanno i loro cari trasferiti in strutture lontane, e quindi la nascita della struttura Villa Fastigi è stata in qualche modo favorita da queste situazioni, e Cristian ha rappresentato, rappresenta penso per la città, l'emblema della risposta che è stata finalmente data a delle necessità che erano presenti sul territorio.
ci sono delle specificità all'interno di questa struttura? Sì, ovviamente noi svolgiamo un'attività riabilitativa su tutti gli ambiti, quindi come dicevo prima, trattamenti per protesi, ictus, polineuropatie, problemi di pazienti operati per patologie cardiologiche, con problematiche respiratorie. In particolare, diciamo, la specificità è appunto quella di essere una degenza riabilitativa per stati vegetativi e per le gravi cerebrolesioni. Quest'ultimi in particolare sono pazienti di alta complessità clinica e che ci arrivano direttamente dalla rianimazione dopo un percorso clinico che li ha portati ad avere uno stato di coma e arrivano da noi con questo stato che ancora non è risolto oppure in fase di risoluzione e associato ad altre gravissime menomazioni che richiedono un intervento altamente specialistico di stabilizzazione clinica e allo stesso tempo di inizio di procedure di riabilitazione complesse, quali ad esempio possono essere lo svezzamento dai ventilatori o dalle tracheostomie o le attività di recupero della sfera cognitiva. In particolare, ecco, nel nostro centro i disturbi della sfera cognitiva riguardanti le gravi cerebrolesioni vengono trattati con dei protocolli precisi e aggiornati che prevedono attività di valutazione e monitoraggio continuo dello stato di coscienza, stimolazioni psicosensoriali e motorie e inoltre è molto importante il coinvolgimento dei familiari. Coinvolgimento che avviene attraverso un inserimento laddove è possibile nel piano riabilitativo individuale, ma anche attraverso un'informazione continua ai parenti e un supporto psicologico. Dottor Lazzari, qual è la media dei pazienti all'interno di questa clinica? Allora, la degenza media varia a seconda delle patologie, andiamo da circa le due o tre settimane per pazienti ortopedici con protesi ai 2-4 mesi per i pazienti neurologici fino poi ai 6 mesi per i pazienti con gravi cerebrolesioni o addirittura con una permanenza continua per i pazienti in stato vegetativo che possono rimanere qui anche per molto tempo, sempre ovviamente con l'autorizzazione del distretto d'appartenenza. Dottor Lazzari, qual è l'obiettivo della clinica Santo Stefano Riabilitazione di Villa Fastiggi? Allora, l'obiettivo principale è ovviamente quello di riabilitare, quindi di portare il paziente che arriva da noi con gravissime disabilità ad un ritorno a casa con il recupero delle autonomie. Dall'altra poi pensiamo di essere una struttura che può offrire molto al territorio, nel senso che noi possiamo coprire molte delle esigenze che ci sono nel percorso tra ospedale e territorio e quindi offrire a pazienti che escono dall'ospedale la possibilità di un percorso intensivo di cure senza dover fare ricorso ad esempio a strutture extra regione come avviene in questo momento, come avveniva fino a qualche anno fa. E siamo all'interno di una delle sale adatte proprio alla riabilitazione. Di quali attrezzature disponete? Sì, all'interno delle tre palestre di cui è dotata la struttura abbiamo tutta una strumentazione di base e anche con degli aspetti un pochino più specialisti che servono per la riabilitazione. E abbiamo iniziato negli ultimi mesi ad acquistare alcuni strumenti per la riabilitazione robotica e altre cose che facciamo in maniera specifica è ad esempio anche il trattamento con la tossina botulinica per la spasticità attraverso appunto l'iniezione di questa tossina seguita da un controllo ecografico che facciamo qui in struttura. E siamo qui con la dottoressa Sara Loriga che gestisce questo delicato reparto, a cui chiediamo infatti qual è la principale complessità nella gestione di questo importante reparto e quali sono i progressi a cui voi ambite per i pazienti.
Grazie mille per questa domanda, è molto importante per noi riuscire un attimo a far passare il messaggio della complessità clinica del paziente in questa struttura. Il paziente affetto da gravi cerebrolesioni entra da noi dopo una dimissione dal reparto per gli acuti in fase di stabilità clinica ed emodinamica, stabilità che comunque è una stabilità che va sempre ricercata, perché il paziente in seguito al danno acuto può presentare diverse problematiche. Il paziente arriva in questo reparto dopo un percorso molto lungo e arriva con una serie di presidi che vanno gestiti in un ambito altamente specialistico, quindi le specialità non sono solo delle specialità mediche ma anche delle specialità infermieristiche. I nostri pazienti tipo sono pazienti che sono portatori di cateteri venosi centrali, portatori di sondini nasogastrici o PEG per l'alimentazione, pazienti che hanno una tracheostomia che quindi va gestita e molto spesso hanno anche una ventilazione meccanica non invasiva di supporto. La nostra priorità è quella di cercare la stabilizzazione clinica del paziente e successivamente portarlo verso un programma di riabilitazione vero e proprio. Quindi abbiamo visto che è un percorso molto lungo e articolato che va monitorato in tutti i suoi passaggi. Obiettivo fondamentale è quello di togliere fuori il paziente dal letto il prima possibile, quindi il paziente viene prima messo in carrozzina e successivamente poi portato in palestra e verticalizzato, perché si è visto che la verticalizzazione del paziente migliora quello che è l'outcome della coscienza, della ripresa della coscienza. Dottoressa, come funziona la presa in carico del paziente? La presa in carico del paziente quando arriva nella nostra struttura avviene dopo un'accurata visita internistica e fisiatrica, sulla base delle quali si organizza il PRI, che sarebbe il piano riabilitativo individuale, in cui noi scriviamo come organizziamo il lavoro, quali sono le figure che si prenderanno carico del paziente e tutto quanto riguarda l'aspetto riabilitativo. E è mio compito anche la gestione del rientro a domicilio del paziente al momento della dimissione, per cui valutiamo e prescriviamo gli ausili e le ortesi necessarie e ci affianchiamo ai familiari per un addestramento, così che nel rientro in famiglia i caregiver abbiano un'idea chiara di come deve essere gestito il paziente. Dottore, quali sono gli obiettivi in prospettiva? Innanzitutto di crescere nella nostra offerta, nel senso di aggiornarci sia con, come dicevo prima, con la riabilitazione robotica, ma sia anche attraverso un processo di formazione per i nostri operatori che vorremmo aprire anche all'esterno. In particolare già l'anno scorso abbiamo attivato degli incontri, dei corsi accreditati ECM per i nostri operatori per di formazione. Questo vorremmo poi aprirlo prossimamente anche all'esterno, agli operatori sanitari della provincia. E secondariamente quello di diventare un punto di riferimento per la sanità provinciale, affiancandoci a quella che è l'offerta del pubblico, sia a livello di ospedale che di territorio, per fornire tutti insieme finalmente una risposta efficiente alle necessità della nostra comunità. Dottor Lazzari, è stato molto piacevole e interessante, grazie mille per la disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi.